Dopo 5 anni oggi si conclude il percorso di Padre Raimondo nella parrocchia di Carpinone. Cosa pensi di aver ricevuto da Carpinone e cosa pensi che sei riuscito a dare a questa nostra comunità? 5 anni sembra ieri quando siamo entrati in questo paese, io e Padre Gioacchino. Adesso ho avuto una nuova nomina, di un nuovo percorso, però a Carpinone sono stato soddisfatto dalla collaborazione, dalla partecipazione dei parrocchiani, perché c'è un movimento qui a Carpinone. In zona sono girato un po' a celebrare la messa nelle parrocchie vicine, ma qui c'è più partecipazione, poi la gente ci capisce, ci accoglie, ci tratta come se fossimo loro figli proprio, e quindi è stato un grande aiuto. E noi, come dico sempre, noi non possiamo fare ciò che dovevamo fare, perché solo Dio che può fare tutto ciò che si deve fare, ma abbiamo fatto ciò che potevamo fare con il nostro limite, con il nostro piccolo sforzo, in collaborazione con la comunità parrocchiale. Siamo stati aiutati da tutti, dall'amministrazione comunale, dal comando dei carabinieri, da tutti i carpinonesi, quindi sono stato soddisfatto di questi 4 anni, quasi 5, di cammino insieme a Carpinone. Adesso saluto tutti i carpinonesi, anche quelli che sono all'estero, perché ho tanti legami con loro, mi hanno aiutato sia materialmente sia con i consigli, soprattutto con la loro preghiera, quelli dell'Argentina, in America ci sono i carpinonesi che poi ogni anno durante i festeggiamenti di San Rocco e della Madonna vengono a Carpinone a trovarci. Un grande saluto e prometto una preghiera continua per voi, pregate anche per me. Verrai a trovarci ancora? Sicuramente sì, soprattutto durante i festeggiamenti di agosto. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Grazie, arrivederci. Grazie anche il fotografo.